l'invasione tedesca della Polonia ebbe inizio la Seconda Guerra Mondiale. Durante il conflitto, Hitler decise di procedere alla soluzione finale, ovvero all'eliminazione dell'intero popolo ebraico d'Europa. Il 22 maggio 1940 le SS inaugurarono il loro primo campo di sterminio, il Lager di Auschwitz. Auschwitz fu il più vasto e più efficiente, dal momento che in soli 5 anni vi morirono 4 milioni di internati, ebrei soprattutto. Si calcola che ne siano stati uccisi circa 6 milioni. Non dimenticare, never forget the horror, never forget the violence. Never forget the cruelty, never forget the sorrow, never forget the woman, never forget the man. Never forget the children, let's live together as one. Subito. Hanno. Orrore hanno conosciuto. Ancora i figli non. Hanno dimenticato. Subito hanno. Orrore hanno conosciuto. Ancora i figli non hanno dimenticato. E oggi noi siamo qui per ricordarli. Auspichiamo un mondo migliore, uomini nuovi, che sappiano offrire serenità, pace e ridare dignità a coloro che non sono più con noi. Anna Frank, una testimone della Shoah. A questo proposito, leggo a tutti voi una frase molto significativa. Vedo il mondo che si trasforma in una terra inospitale, senza avvicinarsi il tuono che distruggerà anche noi. Percepisco le sofferenze di milioni di persone, ma se guardo il cielo lassù, penso che tutto tornerà al suo posto e che anche questa crudeltà avrà fine. Voglio credere che la pace e la tranquillità torneranno. Svariate volte ho pensato a come potessero vivere i bambini al tempo della Shoah. Inesistente fu la loro infanzia, bianche voci furono rubate, il loro destino già segnato fece sì che si abbandonassero alla rassegnazione, e così che immagino la loro infanzia turbata da un folle che ne decise la strage. Essere bambini al tempo della Shoah. Devo ammettere che non mi è mai capitato di pensare a cosa avrei fatto se fossi stata al loro posto. Forse mai nessuno ci ha riflettuto, ma non ne faccio una colpa. Ormai, al giorno d'oggi, diamo quasi tutto per scontato, compresa la libertà. Ci sembra quasi una sciocchezza, ma sciocchezza non è. Vite sono state distrutte, sorrisi sono stati infranti, sogni sono stati calpestati e anche i bambini, che colpa non ne avevano, sono passati inevitabilmente di mezzo. E questo perché? Per la convinzione che esistessero razze superiori e inferiori, che solo alcune persone meritassero la vita e che altre meritassero la morte. Il destino di quei poveri bambini fu segnato dalla follia di un uomo abbindolato dal potere, senza empatia, che li condannò ad una vita senza un'infanzia felice, ad avere solo ricordi terribili. E speriamo che quei piccoli angeli continuino a volare nel ricordo delle loro vite che gli furono negate. Sogni infranti. Se io fossi vissuto al tempo della Shoah, non avrei resistito a tutta quella crudeltà. Grandiosi sono stati quei bambini, ma i loro sogni il Lager ha portato via. Di quel che è accaduto ne parliamo, meglio non scoprire il resto. Non siamo diversi, apparteniamo tutti alla stessa razza, la razza umana.